Come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo fatto partire il Polifonico con dei concerti di avvicinamento ogni sera, anche il pomeriggio, ma principalmente le sere c'è un concerto che da sabato fino a giovedì 23 prepara ai giorni del concorso. Poi l'inaugurazione sarà giovedì 23 a San Francesco, però ogni sera un concerto. Partita la 66esima edizione del concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo. I cori quest'anno arrivano da Argentina, Estonia, Filippine, Hong Kong, Italia, ovviamente, Polonia, Slovenia, e si sfideranno fino all'ultima nota per conquistarsi il premio Città di Arezzo e il diritto di partecipare nel 2019 all'IGP for Choral Singing, vere proprie Olimpiadi del canto polifonico. Abbiamo tanti concerti preparatori, tutte le sere, come dicevo, a San Michele, e poi abbiamo un grande appuntamento con Eva May, che canta Rossini, la grande cantante aretina che viene ad Arezzo a farci un omaggio al concorso polifonico cantando Rossini nell'anno dell'anniversario di Rossini. E poi abbiamo cori che arrivano da varie parti del mondo, dall'Argentina, dalle Filippine, da Hong Kong, dall'Estonia, dalla Polonia, quindi 10 cori ottimi che faranno un concorso venerdì 24, sabato 25, e il tutto terminerà con la Tosca all'anfiteatro, ma da non mancare l'anfiteatro anche la serata del 25 con il canto popolare e un gruppo che fa arrangiamenti di musica leggera italiana per voci.